Dispensa baci e abbracci ai suoi supporter in una sala consiliare della provincia di Vibo Valentia che si riempie all'inverosimile per la prima vera grande convention del partito sul territorio. Se Forza Italia ritorna in grande spolvero sulla scena politica, Giuseppe Mangialavori è la sua star emergente in Calabria, regione che lo vede candidato da capolista nel proporzionale al Senato. Una corsa in discesa per il giovane medico vibonese che punta comunque a fare l'exploit il prossimo 4 marzo. È un momento emozionante per me, bellissimo, molto probabilmente riusciremo a realizzare un sogno che è quello dell'elezione, ma soprattutto di poter dare una risposta dal 5 marzo in poi a questo territorio. Ci metterò tutto me stesso perché non posso deludere queste persone, non sono truppe cammellate ma sono persone che sperano in un cambiamento, non mi posso permettere un fallimento. Da qui nascerà la nuova destra calabrese. Una posizione di primo piano per un ruolo che viene riconosciuto anche dai principali esponenti azzurri presenti alla convention. Una sala splendida, credo che sia sicuramente per Forza Italia, ma sicuramente per Peppe Mangialavori. Del resto lo schieramento è convinto che dal 5 marzo sarà forza di governo. Il centrodestra si appresta a vincere le elezioni, mancano pochi collegi, i sondaggi ci dicono che dovremmo avere già 300 seggi, vinciamo tutti i collegi del nord. La sfida decisiva è proprio qui al sud, il confronto è tra noi e il Movimento 5 Stelle. Se noi riusciremo, come io sono sicuro, a prevalere in diversi collegi del centro-sud, il centro-destra avrà una maggioranza autosufficiente per governare il paese grazie alla Calabria e grazie al Mezzogiorno. Stefano Mandarano per la CNews 24.